Ciao amici, chi tra voi ha avuto a che fare almeno una volta con la fastidiosissima Candida? Prima di proseguire con il video, fatemelo sapere nei commenti. Che stress questa Candida, quando viene poi non va mai via. Non va via perché non si fanno le giuste azioni. Molto spesso i consigli sulla Candida prendono in considerazione solo un aspetto, lasciando alla Candida lo spazio di resistere. Invece, nel mio sistema di salute naturale, spiego come affrontare la Candida con una strategia sinergica. Se volete saperne di più, potete contattarmi per un coaching personalizzato dal link qui sotto. Oggi voglio condividere con voi 5 rimedi naturali che in oltre 25 anni di esperienza ho visto funzionare bene contro la candida. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ma scusa, perché viene la candida? Ottima domanda! Il responsabile di questo disturbo è il fungo Candida albicans. Si tratta di un fungo che vive naturalmente nel nostro intestino e fa parte della flora batterica. Se la flora batterica viene compromessa, la candida prende il sopravvento e si diffonde in altre zone del corpo, con sintomi fastidiosi. La forma più comune nelle donne è quella vaginale, ma può colpire anche gli uomini, oppure presentarsi in altre parti del corpo, come bocca e intestino. Per liberarsi dai sintomi della fastidiosa candida esistono rimedi naturali efficaci. 1. Aglio. È l'alimento antifungino per eccellenza, può uccidere il fungo che causa l'infezione. Si può usare semplicemente per insaporire i propri piatti. 2. Bicarbonato. È fortemente alcalino, capace di alzare il pH naturale della vagina, creando un ambiente ostile alla proliferazione del fungo. Bisogna sciogliere mezzo cucchiaino di bicarbonato in mezza tazza d'acqua ed effettuare dei lavaggi di breve durata con questa soluzione. 3. Calendula. Con le sue proprietà lenitive è perfetta per calmare il prurito e il bruciore. Può essere assunta come tintura madre o sotto forma di infuso. 4. Acido borico. Ha proprietà antisettiche, è efficace nella cura delle infezioni da funghi e da lieviti. Si trova in pastiglie o supposte. L'uso è però sconsigliato in gravidanza. 5. Tea tree oil. Ha proprietà antimicotiche, è efficace per far regredire il fungo della candida. L'ideale è mescolarlo con dell'acqua calda con cui puoi fare dei lavaggi o tamponi. Per debellare la candida spesso è necessario un percorso personalizzato, come ho accennato all'inizio del video. Se desideri essere seguito con il mio sistema di salute naturale, contattami dal link in descrizione. Per vedere tanti altri video di consigli per la salute e la forma fisica, è facile. Iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Se amate leggere, in descrizione trovate il link ai miei libri ed ebook, come ad esempio quello dedicato alle difese immunitarie e la prevenzione. La salute è importante anche per i vostri amici, condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con il sistema di salute naturale di Simona Vignali.